Il passaggio successivo, come vi dicevo, è quello di prendere questo oggetto e passarlo al database. Devo passare al database questa istanza di artista e fare in modo che questa istanza venga aggiunta, inserita come nuova riga nella tabella. Per poter fare questa operazione, siccome dunque nel passaggio dei dati tra il cliente e il server abbiamo visto che viene utilizzato il protocollo HTTP. Quindi HTTP permette alla parte client, all'applicazione lato client e quella lato server di comunicare. Ci deve essere qualcosa di analogo che consente al server di comunicare, al server web di comunicare con il server di database. E non è un protocollo di internet, del livello application di internet, ma è una cosa che si chiama driver. I driver, il concetto di driver è un concetto che si applica in diversi ambiti. Per esempio, quando io compro una nuova stampante, adesso sono tutte plug and play, ma se compro un dispositivo e le voglio collegare al mio computer, se non è un dispositivo plug and play, devo installare il driver. Il driver è una porzione di codice, normalmente di livello medio-basso, che consente al mio computer, quindi al sistema operativo del mio computer, di comunicare con la periferica, proprio perché non parlano la stessa lingua. E qua il concetto è più o meno lo stesso. Non si tratta di dispositivo periferico, si tratta di altra applicazione, altro server, il database server, però c'è bisogno di del codice contenuto appunto in questo driver che permette al server web, al server di database di comunicare. Vediamo qual è questo driver utilizzato in Java, anche se devo anche aggiungervi che questo non è l'unico modo di comunicare con il database da parte di un'applicazione web. Ci sono delle tecniche più avanzate, queste proprio di base, che non significa che non funziona bene, funziona benissimo, però essendo una tecnica di base, questo implica che la maggior parte del codice lo dobbiamo scrivere noi. Allora, per prima cosa, questo driver è disponibile online e quindi si può tranquillamente andare a cercare e scaricare. Bisogna solo fare attenzione perché di nuovo qui ci possono essere problemi sulle varie versioni di software che abbiamo installato. I connettori più vecchi funzionano, quelli più recenti dipende. Comunque, andando a questo link che vedete qua, si apre una pagina di MySQL dove è possibile scaricare questo driver. Ci sono diverse versioni, c'è anche una versione che si può installare, ma io vi consiglio di non scaricare il driver da installare, ma di andare a prendere quello platform independent. Adesso non c'è bisogno che lo facciate, guardate solamente. A questo punto andiamo a scaricare lo zip. Vedete, qua è la versione 8. Bisogna vedere se non funziona questa, allora bisogna andare a prendere in archivio una versione precedente, perché dipende appunto dal JDK installato, dalla versione di Eclipse, eccetera. E anche da Xampp, quindi ci sono un sacco di variabili di cui tenere conto. Una volta che abbiamo scaricato questo driver, lo importiamo nel progetto Java come archivio esterno, quindi vedremo poi come fare ad inserirlo. E una volta che è inserito, siamo a posto. A quel punto possiamo comunicare con il database. Come si fa però a comunicare con il database? Bisogna utilizzare delle istruzioni particolari. Fatemi chiudere questo, che se no lo riapro ogni volta. Ecco. Allora, vediamo. Le vediamo spezzate, in realtà poi le metteremo insieme. Allora, questo class forName driver è la prima istruzione che dobbiamo eseguire.
Che cosa fa questa istruzione? Carica il driver in memoria. Naturalmente dobbiamo averlo importato nel nostro progetto, come vi ho detto prima. Il driver è il nome del driver che io qua ho incapsulato in una stringa, è questo: com.mysql.jdbc.driver. Anche qua potrebbe esserci una differenza perché nelle ultime versioni è cambiato il nome del driver. Bisogna appunto verificare un attimo, fare prima delle prove, prima che tutto funzioni. Quindi, una volta che abbiamo caricato questo driver in memoria, possiamo andare avanti per scrivere per connetterci al database e poi per andare a scrivere le query che dovranno essere eseguite. Attenzione perché tutte queste istruzioni possono generare delle eccezioni, quindi bisogna fare la gestione delle eccezioni. L'errore che può generare questa istruzione qui, class for name, è una class not found exception, che si verifica quando la classe driver non viene trovata. Una volta che abbiamo fatto queste operazioni preliminari, per connetterci ad un database MySQL dobbiamo utilizzare questa riga di codice. Allora c'è un oggetto che io ho chiamato con, ma come sempre potete usare qualunque variabile, di tipo connection. Connection è una classe di Java. E questo deve essere posto uguale a ciò che restituisce il metodo getConnection della classe DriverManager. Questo è un metodo statico, getConnection, perché viene richiamato utilizzando il nome della classe. Quindi c'è questa classe DriverManager che mette a disposizione questo metodo getConnection, che ha tre parametri che sono l'URL. L'URL è l'URL dell'host, cioè del server di database, e per noi sarà localhost, eccetera. Lo username per accedere al database, che normalmente, se non è stato modificato, anche sul vostro computer dove l'avete installato, è root. E la password, che se non è stata impostata, è uguale a stringa vuota. Se no, se c'è una password diversa, si mette la password. Una volta che è stata fatta la connessione, ecco, qua c'è l'URL, guardate, quindi questo URL qua corrisponde a questa stringa JDBC due punti MySQL due punti localhost. Questi driver ci sono in diverse, cioè ci sono driver diversi a seconda del database a cui vi collegate. Questo va bene per quello che vi ho detto di che scaricheremo, va bene, funziona bene per MySQL. Se io mi connetto ad un altro database, tipo non lo so, SQL Server, Postgre, eccetera, ci sarà un altro driver da scaricare. Poi, questo metodo getConnection o apre la connessione al database, quindi permette di scambiarsi dati, altrimenti, se qualcosa va storto, genera un'eccezione SQL Exception. Se tutto va a buon fine, utilizzeremo questa variabile con, questa qui, per tutte le operazioni che dobbiamo fare sul database. E vediamo quali sono le operazioni da fare. La prima operazione è sicuramente quella di andare a scegliere qual è il database con il quale vogliamo lavorare. Quindi utilizzando il metodo setCatalog con applicato all'oggetto con e specificando come parametro il nome del database. Ecco che scegliamo su quale database operare, per noi sarà il database musica. Anche questo può dare un'eccezione quando non si riesce ad accedere al database, o il database non esiste, insomma, se ci sono problemi di questo tipo, oppure se per qualche motivo questa connessione si è chiusa. L'errore che viene generato è sempre un SQL exception. Una volta che ho selezionato il database, posso poi andare a creare le mie istruzioni SQL per fare l'operazione che desidero fare. E qual è l'operazione che desidero fare in questo caso? Un'operazione di insert into,
voglio inserire dentro alla tabella questo artista. Ora salto questa parte perché questa parte, da statement in poi, fa vedere un particolare utilizzo di SQL come linguaggio ospite in Java che non è molto utilizzato, perché usa delle query che sono statiche, diciamo. Invece, per poter garantire che non si verifichi un problema di sicurezza che si chiama SQL injection, che poi mi spiegherò meglio che cos'è, le indicazioni sono quelle di usare le query parametriche, non le query, queste qua completamente specificate. E allora andiamo a vedere come si fa a scrivere una query parametrica. Beh, intanto prepariamo una stringa. Questa è una stringa che contiene la nostra query, inserting to musica, e poi lo schema con i vari dati, eccetera, eccetera, e values e i valori. Ve la faccio vedere qua. Allora, il nostro database si chiama musica, quindi io in Java dovrei andare a dichiarare una variabile string SQL query, poi anche qui la posso chiamare come voglio, uguale. Allora, la query per inserire l'artista nel database musica è la seguente: insert into musica. Poi lo schema, cioè quali sono gli attributi che vado ad inserire? Vado ad inserire il nome. Sul database si chiamano nello stesso modo, perché non uso nomi diversi? Chi se li ricorda altrimenti? Devo andare ogni volta a vedere. Sono sempre gli stessi nomi. Nome, poi data nascita, poi anno inizio, virgola, anno fine. Bene, allora, questa è la query, poi devo aggiungere values, mi rimane sempre nel dito la maiuscola. No, io sono sempre con. No, no, perché anche sul database l'ho scritto così, quindi no. Quindi poi values vado a scrivere i valori, però qua io i valori ce l'ho nelle variabili di Java. Quindi i valori ce li ho dentro queste variabili qua, nome, SQL data nascita, che oltretutto non è che le posso, allora posso averle certamente prendendole da qui, però se le voglio andare a prendere da questo artista, e c'è un motivo per cui voglio andare a prendere da questo artista, perché queste operazioni che adesso vi sto facendo vedere io non le faccio dentro la servlet, ma le faccio in un'altra porzione di codice. Quindi io passo l'artista un'altra porzione di codice e poi quella porzione di codice deve eseguire, deve preparare questa query andandosi a prendere i dati dall'artista, perché altrimenti potrebbe prendersi queste variabili qua. Ma la servlet non gestisce queste operazioni. Ok? Allora, perché dobbiamo seguire quello che si chiama il pattern MVC, Model View Controller. Quindi questo è diciamo il controller, e io adesso devo andare a lavorare sul model e quindi devo avere altro codice separato che lavora sul database. Quindi il motivo per cui adesso non posso andarmi a prendere queste variabili qua, nome, data nascita, cioè SQL data nascita, eccetera, ma in ogni caso non potrei prendere lo stesso, anche se io qua scrivessi nome, virgola, SQL data nascita, virgola, anno inizio, virgola, anno F, perché sono queste le variabili che contengono i valori, questa query non potrebbe mai essere eseguita. Perché? Perché quando andiamo sul database e proviamo a eseguire questa query, il database non sa chi è nome, chi è SQL data nascita e così via, perché queste sono delle variabili di Java. Qua dovrebbero esserci. Se voi vi ricordate, quando andiamo ad eseguire queste query, qua noi mettiamo dei valori specifici, mettiamo proprio il nome, che ne so, Mario Rossi, mettiamo proprio la data di nascita, tra virgolette. Non possiamo mettere delle variabili perché
la variabile è se quella non è in grado di andarsela a prendere. Capite, no? Questa cosa. In realtà poi il discorso si complica perché lavorando sull'oggetto artist non posso neanche usare nome, ma dovrò utilizzare get, nome, eccetera, eccetera. Adesso non lo sto a scrivere tutto e così via. Quindi mi è impossibile proprio andare a specificare i valori, non posso specificare questi valori. E allora cosa si fa? Si usano dei segnaposto. Quanti valori ci sono? 4. Allora metto un punto interrogativo, virgola, un secondo punto interrogativo e così via, fino ad arrivare a 4 punti interrogativi, che è il numero dei parametri, dei valori che devo passare. Questa è la mia query. Una volta che ho preparato questa query, dovrò poi andare a specificare questi parametri, cioè questi punti interrogativi, questi segnaposto, che cosa sono. Ecco come si fa. Allora, si fa una cosa che si chiama precompilazione della query. Si utilizza questa classe, prepared statement, e si dichiara una variabile, ripeto, seguite la lezione, non preoccupatevi, non è che c'è da, voglio dire, queste cose si imparano facendole, però io devo almeno farvele vedere una volta tutte di seguito. Quindi utilizzo, dichiaro una variabile ps di tipo prepared statement e poi utilizzando sempre con, che è appunto la connessione che ho creato, e il metodo prepare statement senza la d, non c'è la d, questo è un metodo, questa è una classe, passando come parametro la query che ho appena costruito, questo qua con i punti interrogativi, mi fa una precompilazione, quindi me la prepara, diciamo. Subito dopo vado a specificare cosa sono quei punti interrogativi e questa operazione la si fa con dei metodi set applicati a questo oggetto qua, PS. Esistono i metodi set per tutti i tipi di dati. Quindi utilizzerò il metodo corretto, set string, set int, eccetera, per fare assegnare col metodo set, quindi, al punto interrogativo che si trova in questa posizione, quello che specifico come secondo parametro. E qui posso usare le variabili, posso usare i metodi get per ottenere da artista i vari valori. Per esempio, faccio l'esempio qua. Cosa andrò a scrivere qua? Scriverò prepared statement. PS uguale, e qua scrivo con punto prepare statement, prepare statement di questa query, SQL query. Poi vado a specificare per ogni punto interrogativo a che cosa corrisponde questo punto interrogativo. Quindi la numerazione dei punti interrogativi parte da 1, quindi inizierò a scrivere PS. Punto. Il primo valore è il nome, lo capisco, è scritto qua, nome. Nome è una stringa. PS. Punto. Set string. E dovrò prendere il valore di questo nome da artist. Punto. Get nome. Poi per quanto riguarda la data, PS punto, dovrebbe essere set date, se non sbaglio, sempre con la D maiuscola, poi andiamo a vedere adesso. E qua vado a scrivere artist punto get data nascita e così via. Quindi specifico per ogni punto interrogativo dove andare, qual è il suo valore. Solo dopo aver fatto per tutti i punti interrogativi queste operazioni qua, ho dimenticato di mettere, scusate, 1, 2, quindi per ogni punto interrogativo, solo a questo punto posso andare ad eseguire la query. Allora, la query si esegue o utilizzando il metodo execute query, applicato sempre a questa query precompilata, PS, prepare statement. Questo funziona se sto eseguendo una query select,
quindi una query che mi restituisce dei valori che io vado a ricercare, proprio perché la query select restituisce un result set in una nuova tabella, il risultato di questa chiamata sarà all'interno di un oggetto che è un'istanza di una speciale classe di Java che si chiama, guarda caso, result set. Quindi questa classe result set permette di gestire le tabelle che vengono restituite dalle query select che vengono eseguite sul database. Anche qui naturalmente c'è sempre il rischio di avere come risultato un'eccezione SQL, per esempio perché la query è sbagliata o perché ci sono dei problemi che si verificano sul database. Invece, se vado ad eseguire delle query di aggiornamento dati, quindi la insert, l'update, la delete, come quello che ho scritto prima, non devo usare l'istruzione execute query, ma execute update, e questa chiamata mi restituisce non un result set, perché quando faccio operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione non ottengo come risultato una nuova tabella, ma ottengo in questo caso il numero di righe affected, cioè il numero di righe che sono state modificate, aggiunte, cancellate. Quindi questo intero contiene appunto le righe che sono state coinvolte dall'operazione che abbiamo eseguito. Anche qui è possibile ottenere una SQL exception nel caso in cui ci sia qualche problema normalmente con SQL. E sto per concludere, così vi lascio. Una volta che, allora, quando eseguiamo query come queste, questo valore intero ci può permettere di capire se abbiamo è veramente ottenuto, cioè se abbiamo fatto qualcosa o no, perché se mi restituisce 0 vuol dire che la mia query non ha funzionato. Se otteniamo un risultato diverso da 0, anche qui può essere una cosa positiva, se vado per esempio a modificare un certo numero di righe, o può essere un problema se io sto inserendo un'istanza e un'occorrenza nel database mi viene fuori che ho modificato 10 righe, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che ho inserito 10 righe. Quindi è un controllo ulteriore. Invece, quando ottengo, eseguendo una select, una result set, poi dentro questa result set ci sono i risultati, quindi devo andare a vedere cosa c'è dentro. Come si fa? Si utilizza un particolare iteratore. Allora, eccolo qua. Si usa un ciclo while, dove come argomento del while abbiamo questa cosa qua che si chiama iteratore. Allora, RS è result set. Punto next è un metodo che si comporta in questo modo. Allora, quando arriviamo a questo ciclo while, la prima cosa che viene fatta, lo sapete, viene testata la condizione presente all'interno del while, cioè la condizione del while. L'esecuzione di questo metodo, RS.next, la prima volta mi dà la prima riga del result set. Quindi la prima riga restituita. E siccome immaginiamo, no, che ci sia almeno una riga restituita, quando rs.next trova una riga, il risultato restituisce il valore true. Quindi il ciclo while, la condizione true viene eseguito. Quindi il ciclo while viene eseguito perché la condizione è true. Poi vediamo qua dentro cosa si fa. Poi si continua in questo modo, al giro dopo, nella prossima iterazione, si va ad analizzare, a prendere la seconda riga del result set e si fa l'estrazione dei dati e poi la terza e così via. Quando si arriva alla fine, cioè quando questo rs.next non trova più nessuna riga perché abbiamo esaminato tutto il result set, restituisce false, quindi il ciclo while termina. E cosa si fa all'interno di questo ciclo? Beh, lì dipende, possiamo fare tante cose diverse. Per esempio, possiamo estrarre i dati stampandoli in questo modo. Allora, qua c'è un esempio, fa vedere questa tabella, no? Supponiamo che il result set sia questo. Ci viene restituita una tabella temporanea con queste tre colonne, l'ID dell'autore, il nome e il cognome. Per andare a estrarre i dati contenuti in questo result set, all'interno di questo ciclo, qua fa semplicemente delle system.out.println, ma è ovvio che io potrei fare altro con questi dati, però
andare a prenderli si utilizza il nome della variabile RS che fa riferimento al result set. Poi si usa il metodo di get, anche qui vedete, get e abbiamo di nuovo get int, get string, get boolean, get double, eccetera, eccetera. A seconda del tipo di dato che andiamo ad estrarre, e quello noi lo dobbiamo sapere, il tipo, dobbiamo avere contezza di che tipo sono queste variabili, questi dati. Quindi il primo dato viene, l'outd viene estratto come getInt e tra virgolette come parametro scriviamo il nome della colonna della tabella. Quindi in questo modo mi restituisce 1. Poi mi restituisce il nome, quindi va a prendere la stringa dalla colonna nome, Mario, e poi il cognome Rossi. Poi il secondo ciclo si sposta sulla seconda riga. E mi restituirà 2 anne verdi e così via. Quando arriva qua e quindi si deve spostare sulla riga successiva, non trovandone più, questo diventa false e si termina. Invece di usare i nomi delle colonne, si possono usare anche dei numeri che sono numeri associati alle colonne, la prima colonna numero 1, la seconda colonna numero 2 e così via. Io mi trovo meglio usare i nomi delle colonne perché poi è più semplice capire il codice perché appunto sappiamo cosa stiamo estraendo. 1, 2, 3 mi viene difficile da ricordarlo, però si può fare. Alla fine chiudiamo tutte le connessioni che abbiamo aperto.